Diamo tutto in scena, diamo le pronte in sartoria, per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ti muovi. Vai. Motore. Azione. Alza un pochino la testa. Stai indietro all'inizio. Adesso guarda in alto la tua lazzi verso di me. Guarda sempre la mia mano. Non mi va come vi guardo. Non vi guardo. Non vi guardo. Giriamo. Buonasera, grazie. Buongiorno a tutti, il mio nome è Paolo Vivaldi, sono un compositore di colonne sonore per il cinema, il teatro e la televisione e con grande piacere voglio raccontarvi uno dei miei lavori più significativi, che è stata la colonna sonora del film su Adriano Olivetti, prodotta da Rai 1 con la regia di Michele Soavi e magistralmente interpretata da Luca Zingaretti. Quando mi è stato commissionato questo lavoro mi sono chiesto come poter raccontare questo grandissimo personaggio che è stato Adriano Olivetti e come poter raccontare con la musica la sua straordinaria capacità innovativa che ha aperto veramente le vie di comunicazione tecnologica. Ancora diciamo in una maniera analogica, che però ha poi portato veramente una grandissima innovazione con l'invenzione della macchina da scrivere e in particolare della lettera 22. Diciamo, non è che non la macchina da scrivere non l'ha inventata lui, ma lui è stato uno dei più grandi innovatori nel campo della realizzazione delle macchine da scrivere, realizzando appunto questa lettera 22, che era una macchina da scrivere portatile. Come spesso accade, le intuizioni nascono per caso e quindi, rimettendo a posto casa, ho trovato una vecchia macchina da scrivere e mi sono detto: perché non utilizzarla come uno strumento a percussione che potesse portare il ritmo del tema di Olivetti e farne appunto il motore portante di tutta la colonna sonora. E così è stato, ho trovato questa macchina da scrivere che vi vado a illustrare, che questa è la lettera 22, e ho creato un ritmo su questo ritmo ternario, tanta 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 tanta, nasce appunto il tema della colonna sonora del film di Adriano Olivetti, che vi vado a eseguire. Dopo, adesso vi faremo vedere un filmato dove appunto questo tema viene utilizzato quando escono tutte queste lettere 22 da un carrello nella fabbrica, e c'è quindi la consacrazione della nascita della lettera 22. Scrivere per il cinema è un lavoro molto particolare che richiede forse una dote di incoscienza e molto coraggio, perché bisogna raccontare con la musica quello che non si può raccontare né con le parole né con le immagini. Quindi la musica diventa un terzo personaggio ed è fondamentale, perché entra nell'animo di chi l'ascolta e soprattutto di chi l'ascolta abbinata alle immagini. Mi auguro che questa mia piccola testimonianza sia stata interessante per voi. Vi auguro le cose più belle
per uscire da questo momento così difficile, veramente con tutto il mio cuore. Ciao a tutti. Buone cose. Complimenti, è bellissima. Esattamente come la volevo io. Leggera, piccola, compatta, colorata, coloratissima, bellissima. Questa macchina da scrivere cambierà la vita di tutti gli italiani, tutti, non solo i ricchi. Ci farà pensare in modo diverso. In modo libero. Come si chiama lei? Complimenti. Grazie, ingegnere. Una cosa libera. È lo spirito stesso dell'Olivetti che è volato in questa macchina. Bellissimo libro, complimenti. Grazie.